detto, valgono anche per le macchine operatrici, per i compressori, solo che chiaramente le dobbiamo guardare un attimo all'inverso. Che cosa intendo dire? All'inverso, che anche il compressore è dotato di una parte fissa e di una parte mobile, però logicamente entra nel compressore? Perché si aspetta di ricevere energia di prima specie sostanzialmente per innalzare il livello di energia del fluido. Quale? Tutte le forme come al solito, ma quella più importante è l'energia di pressione del fluido. Allora è chiaro, per esempio, nella sequenza che abbiamo visto prima della macchina motrice, condotto fisso, trasformazione energia di pressione in energia cinetica, condotto mobile, poi a sua volta trasformazione dell'energia cinetica in lavoro, no? È chiaro che nella macchina operatrice bisogna fare al contrario, cioè il primo organo che incontra deve essere la parte mobile, cioè se noi prendiamo per esempio l'aria di un compressore, che serve? Per esempio abbiamo detto a prelevare l'aria di questa stanza e renderla disponibile all'uscita del compressore a una pressione più alta, che se noi prendiamo l'aria di questa stanza e la mandiamo in un condotto fisso, e che ce la mandiamo a fare? Che cosa deve succedere in questo condotto fisso? Prendiamo l'aria, non succede proprio nulla, insomma, non, nessuna trasformazione. Quindi è chiaro che le cose vanno all'incontrario, nel senso che entrerà in un condotto mobile, nella parte mobile, dove il lavoro che dall'esterno trasferiamo alla parte mobile, la macchina lo trasferisce al fluido, il quale, e qui troviamo analogia con quello che abbiamo detto prima, lo incamera per esempio tutto sotto forma di energia cinetica, come per fare il paio col primo esempio che abbiamo fatto prima, tutto sotto forma di energia cinetica, e poi nella parte fissa viene rallentato, cioè accade l'inverso, la relazione l'ho cancellata, era quella di prima, cioè nella parte fissa il fluido che viaggia così entra in una sezione più piccola, esce in una sezione più grande, trasforma la sua energia cinetica in energia di pressione, che rallentando decelera, e la sua energia, che fine fa l'energia cinetica? Diventa energia di pressione, e il condotto, appunto, basta ricordarsi la relazione di Bourgneau che abbiamo visto prima, per un flusso chiaramente subsonico il condotto sarà divergente, cioè a sezione crescente. In questo modo all'uscita avremo una pressione maggiore rispetto a quella iniziale. Questo è il compito del compressore. In analogia con la macchina motrice, come abbiamo visto prima, anche in questo caso possiamo avere le due possibilità, cioè possiamo avere una macchina, la parte rotante, la parte mobile, che conferisce soltanto energia cinetica al fluido, e quindi questa sarà tutta convertita in energia di pressione nella parte fissa, ok? O, come abbiamo visto prima, possiamo avere una parte mobile che trasferisce al fluido la stessa quantità totale di energia, ma in parte sotto forma cinetica e in parte sotto forma di energia di pressione. Quindi nella parte fissa che seguirà avremo un incremento di pressione che parte da un livello di pressione iniziale un po' più alto e arriverà alla stessa pressione finale, perché dovrà trasformare quella quota parte di energia cinetica che aveva ricevuto nella parte mobile in, a sua volta, in ulteriore incremento di pressione. Quindi ancora una volta, se assumiamo che queste due modalità abbiano gli stessi rendimenti, come è lecito fare, è chiaro che a parità di lavoro che io dall'esterno sto trasferendo al compressore, con queste due modalità
quindi che abbiamo chiamato ad azione o a reazione, io produco, posso produrre lo stesso incremento di pressione nel fluido con entrambe le modalità. Ripeto, cambia il modo ma non cambia il risultato finale, con quelle avvertenze che avevamo fatto prima relativamente ai casi reali, relativamente ai valori proprio numerici dei rendimenti poi nel caso delle trasformazioni reali. Allora, lasciate perdere le didascalie che possono indurre qualche errore e io diciamo lascerei anche un po' perdere l'immagine di sinistra. Allora, incominciamo la partenza in pratica. Quello che io dicevo ho chiamato elemento di una macchina, in questo caso facciamo l'esempio di una turbina. Partiamo con la turbina, tra un poco, chiaramente come al solito, passeremo ai compressori. Partiamo quindi dalla macchina motrice. Questa che vedete qui è l'elemento base, quello che io prima ho chiamato elemento base, che di cui è costituita una linea. Un elemento base che in realtà si chiama stadio di turbina, o di compressore nel caso delle macchine operative. Uno stadio si compone, come abbiamo visto in teoria, di una parte fissa e una parte mobile, nel senso che quei condotti che io vi ho disegnato come fossero dei tubi, in realtà un condotto di quelli è rappresentato dallo spazio compreso fra due pale contigue che vengono poste sulla periferia di questi due elementi. Questo viene posto sulla periferia di un elemento che però è fisso, okay? Cioè questa che vedete, che sembra, insomma, l'immagine potrebbe sembrare una ruota, in realtà guardatela anche come se fosse una ruota, però immaginatela fissa. Nella realtà vera questa è ricavata proprio nella cassa esterna della macchina. Ecco, non so se l'immagine non è eccellente, però quella fila di pale, non so se riuscite a vedere una sola di queste, qui ne trovate tante di fila, perché trovate rappresentati tanti stadi in serie. Tra un attimo ne parleremo, chiaramente, perché tanti stadi in serie. Se io devo far espandere un gas da 30 bar a un bar, non lo posso fare in un unico stadio, cioè in una sola coppia di elemento fisso e elemento mobile. Lo chiariremo meglio in seguito, però questo è... Per non parlare di una turbina a vapore, dove come sapete il vapore lo produco a circa 200 bar, tanto per dire, e lo faccio espandere fino a 0,05 bar. Chiaramente lì ho bisogno di un gran numero di stadi in serie. Io faccio un pezzetto di espansione alla volta, mano a mano che il fluido cammina, espande. L'elemento base elementare di cui costituite, appunto, parliamo per il momento delle macchine motrici, quindi delle turbine, è quella coppia di elementi fissi e mobili. L'elemento fisso, chiamiamolo col suo nome, si chiama statore, evidentemente, statore, ok, e appunto è rappresentato da quella fila di pale, vedete, è ricavato direttamente, proprio dal punto di vista costruttivo, è ricavato direttamente in questa semicassa inferiore. Se ne fa una prima metà, poi qui nella figura non si vede,
ma c'è l'altra semicassa sulla, al cui interno è ricavata un'altra fila di pale di questo tipo. Questo adesso sta girato, questo che vedete è il rotore, che chiaramente va girato di 90 gradi e va infilato in asse con questo statore. E quindi qui c'è lo spazio tra una fila e la successiva, che voi vedete c'è lo spazio per infilare esattamente una fila di questi elementi rotorici, okay? In modo tale che ogni coppia di questi ogni coppia appunto è costituita, quindi come dicevo prima, immaginate questa come quello che è ricavato all'interno della cassa, e quindi il fluido quando passa nello spazio fra le due palette contigue sta attraversando appunto un condotto fisso, né più né meno del tipo quello che vi ho disegnato prima. E se la macchina appunto è una macchina motrice, anche se da questa immagine non si riesce a percepire, ne avremo altre, diciamo che sicuramente quel condotto, questo spazio compreso tra queste due pale, è fatto in modo tale che questa sezione di ingresso sia più grande rispetto alla sezione di uscita. Perché? Perché se stiamo parlando di uno stadio, come l'abbiamo detto prima, tranquillo, quindi dove il flusso, esistono anche stadi supersonici, ma sono un po' particolari, diciamo, se è uno stadio tranquillo, quindi con flusso subsonico, abbiamo detto occorre in quell'elemento fisso, il cosiddetto statore, occorre realizzare l'espansione del fluido, ovvero la trasformazione energia di pressione in energia cinetica. Questa si realizza, in base a quello che abbiamo analizzato poco fa, in un condotto a sezione decrescente, quindi un condotto convergente. Ha un nome, un condotto convergente ha un nome, si chiama Ugello. Il condotto invece che realizza quindi un'espansione, l'espansione si realizza all'interno di un gel. Il condotto, se viene attraversato nel senso opposto, perché deve realizzare un rallentamento del fluido, quindi una compressione, si chiama diffusore. Ok? È un po' di terminologia, prima o poi pure dobbiamo familiarizzare. Ok, adesso siamo nell'esempio della macchina motrice, quindi sicuramente è questa fila di pale determina tanti ugelli che hanno il compito di incrementare l'energia cinetica del fluido in modo tale da farlo entrare nella parte mobile, il rotore, con un certo contenuto di energia cinetica. Ok, come abbiamo detto, possiamo avere gli stati ad azione, dove cioè tutta l'energia di pressione è stata convertita in energia cinetica nello statore, e quindi nel rotore tra ingresso e uscita non ci sarà più espansione. La pressione in ingresso rotore e la pressione in uscita dal rotore saranno le stesse, perché io tutto il salto di pressione, ricordate il disegnino che abbiamo fatto stamattina, è tutto il salto di pressione l'ho elaborato già nello statore. Questa è la definizione di elemento ad azione, cioè con grado di reazione uguale a zero. Quindi significa che ho dato questo contributo significativo di energia cinetica al fluido. Con questa energia cinetica il fluido entra nel rotore. Nel rotore, con le modalità che studieremo domani, questa energia cinetica
viene convertita in energia meccanica, che appunto significa far ruotare con una certa coppia motrice, ormai siamo un po' allenati a questi termini, l'albero su cui è calettata la parte mobile, insomma il rotore, quel rotore che abbiamo visto nella fotografia. Nell'elemento a reazione invece che cosa succede? Abbiamo un'espansione parziale nei condotti fissi, ok? Quindi il fluido entra nel rotore, che ha un'energia cinetica un po' più piccola rispetto all'esempio precedente, cioè all'esempio dello stadio ad azione, ha un'energia cinetica un po' più piccola, ma ha un'energia complessiva uguale, a parità di tutto il resto, uguale, perché quell'energia cinetica in meno che possiede è compensata da una certa presenza di energia di pressione. Nel condotto a reazione la pressione ingresso rotore è più grande rispetto alla pressione di uscita dal rotore, e quindi diciamo queste che vedete qui, queste palette la cui forma ne discuteremo un po' più in là, ma diciamo tra l'altro fra le sue varie caratteristiche c'è proprio questa, che se deve trasformare solo energia cinetica in energia meccanica, queste pale avranno una certa forma. Se hanno anche il compito di trasformare, oltre all'energia cinetica, contemporaneamente anche energia di pressione in energia meccanica, avranno una forma leggermente, no, togliamo il leggermente, avranno una forma diversa, che è tanto più diversa quanto più è grande R, quanto R tanto più si discosta da 0 e tende verso 1. Okay. Questo è un po' la base. Quello che dovremo fare adesso, il passo successivo immediatamente, è andare a capire un po' meglio, dice sì, ma questa energia cinetica o di pressione, com'è che si trasforma nell'attraversare queste pale rotoriche, si trasforma in energia meccanica che possiamo raccogliere sull'albero di questo motore. Questo è quello di cui parleremo domani. Ok? Dubbi, domande, osservazioni?